Gatto? Un braccio di ferro è andato male. Oh, che cattivoni, i tuoi compagni di cella. Senti, intanto che tu svernavi, io ho dato un'occhiata qui al tuo fascicolo. E oltre a simpatiche cosucce come rapina, furto, spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, truffa, attestazione di false generalità, resistenza pubblico ufficiale, rissa, lesioni e altre cosucce con quel tuo caro amichetto, Sultan. Proprio un vero galantuomo abbiamo qua. Senti, ho visto anche che hai dei precedenti con una banda che si occupava di reperti archeologici. Hai mantenuto qualche contatto con questa gente? Contatti, forse. Bene, allora potresti essermi utile per una certa cosetta. Adesso, fila nello stanzino, che poi ti chiamo. Vai, vai. Sì, vabbè, ma io cosa ci guadagno in cambio? Intanto sei fuori della gabbia grazie al mio interessamento. Sì, vabbè. Intanto ci devo tornare al fresco. Guarda che io posso parlare con il giudice e farti ottenere gli arresti domiciliari. Altrimenti te ne ritorni nella tua confortevole cella. Di, ma te l'hanno messa l'aria condizionata ai secondini? Ma vaffanculo. E guarda un po' che ti conviene prendere quello che passa il convento. Ah, arciere, ti stavo aspettando. Entra, siediti. So già perché mi ha chiamato. Che sei un idiota olimpionico. Avevi in custodia Faretra e te la sei fatta scappare come un babbeo. Per fortuna che voleva fare la poliziotta. Ti ha infinocchiato. Sono un fesso. Sì, lo so. E adesso guarda un po' qua. Hai visto? Hanno rubato il fegato etrusco. E indovina un po' chi se la deve grattare questa rogna? Io non posso. Io non ce la faccio. Non ho detto se te la puoi grattare. Non ho detto se lo puoi fare. Lo devi fare. Però ti voglio dare un aiuto. Avrai un aiuto. E chi? Batman? Nicolai e Dardo sono in missione all'estero. Ho parlato con una personcina, una tua vecchia e cara conoscenza. Sono sicuro che vi troverete bene insieme. In fondo avete ancora un sacco di cose da condividere allegramente. Vieni avanti! Dimmi che è uno scherzo, Matassa. No, che non è uno scherzo. Questa faccenda ci è stata affidata. E adesso ce la dobbiamo sbrigare. Lui ha dei contatti che tu non hai. E certo che non hai. Ha dei contatti con Don Baroli, Ladri d'Arte e Fetenti Vari. Per cui vedi di fartelo andare bene e andate d'accordo tutti e due. E fai anche in modo che questo pirla non scappi.
Volevo dire, fai in modo che questo tenero angioletto non prenda il volo. Devo anche farti da baia adesso. E prova solo a scappare, giuro che ti ammazzo. Cos'è la minaccia? Prendila anche così. Già mi hai fatto un ricamino sulla spalla. Non ho intenzione di farmi pallinare un'altra volta. E poi come mai mi date tutte le birla e poi avete bisogno di me? Questa faccenda qua non mi piace mica tanto. Ma tu pensa a questa Ducanda appena uscita dal collegio delle Orsoline? Preferivi fare da baglia a parete? Ma guarda un po' te sto stronzo. Calmatevi, cazzoni, che io non c'ho tempo per le vostre stronzate. Io voglio il fegataccio, qui e subito sul mio tavolo. Altrimenti tu te ne ritorni in Cambusa e tu te ne vai a dirigere il traffico. Altro che investigatore dei miei stivali che ti sei già fatto fregare anche da Farettra. E adesso fuori dai piedi, tutte e due, che io ho voglia di leggere il mio giornale. Via, sbandare. Ma tu guarda, figli. Ho detto prima. Cammina, che adesso ci tocca fare pure flick e flock, merdoso. Cominciamo bene. Ciao, vi domanderete, dov'è Arciere? Non dovevate fare i chip e chop per recuperare il fegato etrusco? Beh, Arciere è sparito, se n'è andato. Secondo me ha seguito Faretra, è innamorato perso di lei. Così, invece di andare a dirigere il traffico, ha preferito licenziarsi. Ma io non mollo. Io in Gattabuia non ci torno. Se trovo il fegato, mi mandano i domiciliari. Ma dove iniziare? E tu chi sei? Un fantasma? Mica sono abituato ai fantasmi, eh? Tranquillo, solo tu mi puoi vedere ed ascoltare. Non preoccuparti, sono qui per aiutarti a recuperare il fegato. Vieni. Seguimi nel passato, che ti porto a vedere il giardino di Palazzo Scotti. Mi piace questo palazzo, c'ero già stato una volta, tanti e tanti anni fa. Era la sera dell'8 maggio del... Ancora non mi hai riconosciuto. Hai di fronte a te Napoleone Buonaparte, o meglio, il fantasma di Napoleone. Sai, ora viaggio nel tempo, come vedi. Dunque, dicevo, ero già stato qui l'8 maggio del 1796. Ricordo i miei usari, quelli del 5° squadrone guidati dal colonnello Michel Ordonner. Bellissimi entrarono fra le case di questa città sui loro magnifici cavalli nel tardo pomeriggio e subito i miei uomini scelsero per me il più bel palazzo di Piacenza, questo. Allora ero solo il generale dell'armata d'Italia. I soldati francesi ridevano e cantavano tutto il giorno. Di meno di 25 anni e io, che ero il loro generale in capo, ne avevo 27. Le petit caporal, così mi chiamarono dopo la battaglia del ponte di Lodi. Palazzo Cotti e Piacenza furono l'inizio delle mie fortune. Il giorno seguente sbaragliai gli austriaci di quel vetusto babbeo di Siebentondorf sull'Ada. E poi Marengo, Austerlitz, Jena, Borodino, Mosca. E Waterloo? Waterloo?
Il 18 giugno 1815 sono passati 200 anni. Lasciamo perdere e va. Preferisco raccontarti dei bei momenti qui a Palazzo Scotti, della magnifica serata di quel 8 maggio a Piacenza fra i miei usari. E ricordo anche certe belle dame che proprio qui incontrai. Ma va là. Adesso ti metti pure a fare il marpione. Ma chi le vuoi dare a bere? Mi sei simpatico tu. E io so cosa cerchi. E allora voglio darti un aiuto. Ti intendi di indovinelli? Se il fegato vuoi trovare, dove batti il ferro, devi andare. Là troverai le risposte che stai cercando. Au revoir, mes amis. Napoleone mi ha dato un indizio. Per trovare il fegato devo capire dove battono il ferro, a Piacenza o in provincia. Bah, vai a capire te. Toh! Un ferro di cavallo. Ragazzi, un ferro di cavallo porta fortuna, no? Chissà che me ne porti anche a me.